Buongiorno a tutti, buon venerdì e bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa. Al microfono oggi Martina Rolon, per una mezz'ora circa vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani di oggi. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Andiamo quindi a dare uno sguardo ai giornali di oggi, venerdì 27 marzo. Ovviamente purtroppo la tematica che è al centro delle cronache è ancora quella dell'emergenza coronavirus. Il titolo di apertura del Corriere delle Alpi è dedicato allo stop ai furbetti della spesa, Zaia fisso limiti alle uscite. Il governatore, molti abusano della deroga, ma non può diventare la scusa per una passeggiata. Anche ieri il numero altissimo delle vittime in Veneto, ben 35, in calo invece il numero dei ricoveri. Andremo a leggere l'approfondimento. C'è poi una foto significativa in copertina che mostra infermieri in corsia, ovviamente in prima linea in questi giorni, in queste settimane di emergenza, e hanno anche loro i loro momenti di difficoltà. Due nuovi decessi nel bellunese, il totale sale a 10. Il bilancio diventa tragico anche nel bellunese, 10 persone morte per il coronavirus e 9 ricoverati in rianimazione. Le vittime sono due anziane di Belluno e del Primiero, l'articolo è di Cristina Contento. Altri lanci dalla prima del Corriere delle Alpi, domande in prefettura, 400 aziende chiedono di stare aperte. E poi c'è l'iniziativa nel comune di Belluno, i dimessi dall'ospedale in alloggi del comune. I dati del Veneto, ci sono anche 125 bambini contagiati e 6 ricoverati. In provincia, grande gara di solidarietà da imprese, privati e cinesi. Andiamo quindi a leggere qualcuno degli articoli all'interno. Zaia dice basta furbetti al supermarket o fisserò limiti alle uscite per la spesa. Il governatore invita i veneti ad acquistare i giornali, social zeppi di sciocchezze, la stampa garantisce informazione seria. L'articolo è di Filippo Tosatto. La carota riservata alla stampa, invito i cittadini che mi stanno ascoltando ad acquistare ogni giorno un quotidiano e leggerlo con attenzione. Di questi tempi social pullulano di fenomeni da baraccone, a volte pericolosi, mentre i giornalisti veneti garantiscono un'informazione corretta e puntuale. Perciò abbiamo previsto che le edicole rimangano sempre aperte, rappresentano un presidio civico. Il bastone ventilato ai furbetti del carrello. La grande distribuzione ci segnala che molte persone abusano della deroga concessa per gli acquisti di prima necessità. Comprare una carota al giorno non può diventare la scusa per farsi una passeggiata. Lo dico per l'ultima volta: concentrate gli acquisti alimentari riducendo al minimo le uscite, e lo stesso vale per gli accessi alle farmacie. Viceversa, sarò costretto a firmare un'ordinanza che stabilisce intervalli temporali nella spesa. Quindi è questo il monito di Zaia. Spalleggiato dall'interprete del linguaggio dei segni, Luca Zaia così apre il briefing quotidiano nel comando della Protezione Civile a Marghera. La privacy, secondo Zaia, andrebbe sospesa. Il refrain, la prima curva dipende da noi stessi. Vi prego una volta ancora di rispettare le regole di sicurezza, vigilando soprattutto su anziani e bambini. Se lo farete, ne usciremo con il sorriso, altrimenti ci saranno le bare. In materia di mobilità, il governatore sposa la linea dura. Sono convinto che in questa congiuntura occorrerebbe sospendere le norme sulla privacy e lasciare maggiore libertà alle autorità sanitarie. Le app che tracciano gli spostamenti, molti paesi hanno dotato sistemi intelligenti di controllo a distanza. In attesa di una decisione da parte del governo, non possiamo che appellarci al senso di responsabilità. Quindi un ulteriore appello a limitare le uscite, in questo caso specifico parlo appunto delle spese per i generi alimentari. Zaia dice limitiamo le uscite, altrimenti fisserò un numero massimo appunto di uscite possibili anche per andare a fare la spesa. Sempre in Veneto, ricoveri in calo, ma ancora 35 morti, numero altissimo di decessi, anche se si inizia a vedere l'effetto delle misure per limitare la diffusione del contagio. Il Corriere delle Alpi riporta anche delle tabelle con il numero di casi totali. Ai dati aggiornati alle 17 di ieri, giovedì 26 marzo, parlavano di una variazione nel numero di casi di 620, quindi 620 persone risultate
positive al tampone e poi ancora ci sono i numeri relativi ai morti, più 35 come dicevamo in una sola giornata, più 18 in Veneto ricoverati in terapia intensiva e più 54 le persone ricoverate in area non critica. Aumentano i valori in tutte le colonne perché ogni giorno vengono individuati nuovi casi positivi, vengono ricoverate altre persone, si aggravano e muoiono altri pazienti. Ma davanti a tutti questi dati angoscianti si va ogni giorno di più consolidando il rallentamento della diffusione del Covid, segno concreto che i provvedimenti presi durante queste settimane sono stati efficaci per ridurre i contagi e devono essere osservati con cura per potenziarne l'effetto. Infatti, non basta aspettare che i numeri calino per poi riprendere la vita di prima, questo non è possibile, ci vuole il mantenimento. La colonna più dura da leggere resta quella dei decessi registrati nelle 24 ore precedenti la pubblicazione del bollettino quotidiano da parte di Azienda Zero della Regione del Veneto. Dalle 17 di mercoledì alla stessa ora di ieri sono mancate 35 persone risultate positive al test, affette quindi da coronavirus giunto dalla Cina. La progressione più tragica spetta all'ospedale di Vicenza, dove sono mancati 8 malati in 24 ore, quindi dati ancora assolutamente preoccupanti. Nel taglio basso di pagina c'è poi un articolo che riguarda l'analisi sulla geolocalizzazione dei post di Facebook e Instagram la settimana tra l'11 e il 18 marzo come spia sul rispetto dei decreti, mobilità dei veneti sotto la lente, settimi più disciplinati i friulani. Il bellunese Alessandro Prest fuori casa a dispetto dei divieti nel 40% dei casi incontri con gli amici nelle città. Dire che il Veneto è la settima regione più disciplinata d'Italia magari è eccessivo. In ogni caso è senz'altro interessante il dato che emerge dalla ricerca tutta italiana di LogoGrab e Ghost Data. La prima è un'azienda di intelligenza artificiale con sede a Dublino, creata dal bellunese Alessandro Prest e dal friulano Luca Buschin. La seconda si occupa di ricerche di mercato ed è gestita dal romano Andrea Stroppa. Abbiamo analizzato i profili Instagram di 552.000 italiani. Questo ha permesso loro di capire quanti italiani non abbiano rispettato l'obbligo di restare a casa. I più virtuosi sono i friulani, mentre fanalino di coda della classifica sono i campani. La prima analisi si è basata sul GPS, quindi un algoritmo ha calcolato le violazioni. I delatori del web hanno analizzato i post alla ricerca di assembramenti nel 40,4% dei casi. Questi si sono verificati in città, nel 26,3% in spiaggia e nel 17,2% nei parchi. Ancora, parlando delle singole attività, per il 40% si trattava di incontri con gli amici, il 26% delle persone è uscito a prendere il sole, il 16% per fare delle camminate e solo il 7% per fare sport. Non sono state prese in considerazione le foto scattate nelle case private per evitare che gli assembramenti considerati fossero dovuti a famiglie particolarmente numerose. Comunque il dato è preoccupante, fuori casa, a dispetto dei divieti, nel 40% dei casi incontri con gli amici nelle città, è un dato preoccupante perché in questo modo non si favorisce di certo la diminuzione del contagio. Bimbi e ragazzi, 125 contagiati, 6 i ricoveri. Il patologo neonatale Baraldi, l'infanzia non è immune al virus, lo contrae in forma lieve ma può veicolarne la diffusione. C'è un articolo di Filippo Tosato che riporta i numeri relativi ai minorenni colpiti dal virus, il totale degli infetti è 125, di cui ricoverati 6. Chi si ostina a sminuire il potenziale aggressivo del coronavirus, restringendone la pericolosità alla popolazione più anziana, diffonde una falsità insidiosa. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, rivela un report della sanità, sono stati 125 bambini e ragazzi veneti contagiati, 6 di loro sono tuttora ricoverati nel Covid Center ospedaliero, 119 si trovano in isolamento domiciliare. 7 sono stati dimessi a guarigione avvenuta. La fascia d'età presa in esame è quella dei minorenni da 0 a 17 anni e ben 42 di loro hanno meno di 5 anni. La maggior parte delle infezioni è censita nel circuito dell'ulcera euganea dove si sono registrati i picchi delle cure. Quindi dati veneti e numeri anche importanti. Continuiamo la lettura.
del Corriere delle Alpi e andiamo alla pagina che riguarda propriamente Belluno, morte, altre due anziane ricoverate, un figlio non l'ho potuta salutare. Le vittime in provincia di Belluno salgono a 10 con Luigia Boccanegra di Belluno e Maria Loss del Primiero, il commosso ricordo del 70enne alpino. L'articolo è di Cristina Contento, l'hanno ricoverata domenica, ma io non ho fatto in tempo a vederla perché quando sono arrivato era già in reparto, è morta mercoledì sera, in questo periodo non ho potuto che avere sue notizie da splendidi medici e infermieri che mi rispondevano al telefono, ma so che mia madre è morta serena e va là dove voleva andare. Luigia Boccanegra, 95 anni, è la nona vittima per le complicanze del coronavirus in provincia di Belluno. Suo figlio Dario Dal Borgo, la famiglia è originaria di Pieve Dal Pago, 70 anni, vive a Treviso. La dura legge del Covid, anche in questo caso, ha falciato ogni contatto personale. Chi muore, muore solo, con la sola vicinanza di medici e infermiere che diventano un aiuto in quanto a parole, saluti, affetto, calore. Ai parenti non è concesso neanche accompagnare i defunti al funerale. 9 su 10 sono in quarantena. E ieri i numeri delle statistiche registravano la decima vittima Covid, un sorriso timido, quello di Maria Loss, una donna del Primiero di 83 anni, ricoverata all'ospedale di Feltre. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Santa Maria del Prato. E sono 8 invece i bambini positivi dimessi o ricoverati, 3 nei 2 anni di età. Luigia Boccanegra era stata ricoverata domenica mattina a San Martino, pneumologia. Suo figlio Dario Dal Borgo racconta gli ultimi giorni dell'anziana madre. Lui abita a Treviso, dove è la guida di un gruppo degli alpini della città. Quindi ricordiamo che anche qui, come si legge, la tragedia della separazione, anche del non potersi vedere anche nel momento, nell'ultimo momento, nel decesso, il coronavirus faccia anche in questo caso ogni contatto personale. Continuiamo la lettura. Due bambine in isolamento tra giochi virtuali e pianti è l'articolo a pagina 9 del Corriere delle Alpi. Una mamma racconta l'esperienza delle gemelle dopo il contatto con un positivo, l'articolo in questo caso è di Irene Aliprandi. Ora le due bambine possono tornare ad abbracciarsi, giocano insieme, condividono tutto, ma le ultime 2 settimane sono state tra le più dure della loro vita. Chi pensa che chiudersi in casa con ogni comodità sia difficile, dovrebbe ascoltare le parole di una giovane mamma che ha dovuto gestire la quarantena con due gemelle di 12 anni. 2 sabati fa ho ricevuto una telefonata dall'ospedale che mi ha comunicato la necessità di mettere le mie figlie in isolamento fiduciario. Un bambino che vive vicino a noi si era ammalato ed era positivo al tampone Covid. Ricostruendo i suoi contatti c'erano anche le mie gemelle. L'ospedale ha spiegato alla mamma cosa doveva fare, separare le bambine tra loro e da tutti gli altri, indossando mascherine e guanti e facendo attenzione a disinfettare qualsiasi cosa toccassero negli spazi comuni come il bagno. 2 settimane di quotidianità, quindi sconvolta perché sono tantissime le regole che devono essere seguite da chi è in isolamento domiciliare. Abbiamo stabilito che quando una delle due andava in bagno, alla fine doveva suonare il campanello della doccia, io entravo subito dopo, disinfettavo tutto con la mucchina, poi areggiavo 10 minuti, a quel punto la seconda poteva usare il bagno. Uno dei problemi maggiori è stato vincere la noia. La mattina passava perché seguivano le lezioni scolastiche, ma il pomeriggio è stata dura, racconta la mamma. Per chi volesse approfondire l'articolo è appunto, come dicevamo, a pagina 9 del Corriere delle Alpi. Sanitario e personale messi in ferie, la funzione pubblica CISL diffida l'ULSS 1 e dice è illegale. De Boni spiega ai lavoratori che non hanno obbligo di firmare e contro le norme varate finora. L'articolo è di Cristina Contento. Infermieri della ULSS messi in ferie d'ufficio e altri in libera professione assunti per l'emergenza. Ce n'è da far prendere carta e penna Mario De Boni della funzione pubblica CISL per una tuonata senza precedenti all'indirizzo di tutti i vertici della ULSS, al direttore generale, dirigente sanitario, amministrativo, dei servizi sociali, del direttore dell'unità operativa risorse umane, al responsabile dell'ufficio professori sanitarie e
e per conoscenza a coordinatori e dipendenti. La CISL fa partire una diffida se mai dovesse rispondere al vero una situazione del genere. Primo, perché il ricorso alle ferie dei lavoratori in questo periodo è contro le norme dell'emergenza, senza contare la penuria di personale nei reparti. Alcuni vengono chiusi, ma chi ci lavora può rinfoltire le file dell'impegno sanitario sull'emergenza. E i lavoratori non sono obbligati a firmare, dice il sindacalista. Risulterebbe alla scrivente federazione che, in contrapposizione alle norme emanate conseguentemente all'emergenza in atto, codesta azienda, allo scopo di esentare personale dal servizio, stia utilizzando le ferie dell'anno in corso. Se si confermasse tale posizione, sarebbe in palese contrasto con le assunzioni straordinarie di personale sanitario che l'URSS sta predisponendo, fatta salva la natura dell'istituto stesso, che a prescindere ha lo scopo di garantire il riposo psicofisico del lavoratore che all'uopo ne faccia richiesta. Continuiamo a leggere il Corriere delle Alpi. Andiamo a una notizia che riguarda la consegna dei farmaci a domicilio. La Croce Rossa: in 40 comuni i farmaci portati nelle case, aumenta il numero dei territori serviti dai volontari a sostegno delle fasce deboli che non devono muoversi dalle loro abitazioni. È stata coperta quasi tutta la provincia. Farmaci a domicilio, prosegue il lavoro del comitati di Croce Rossa di Belluno-Feltre e Federfarma, ampliando il numero dei comuni serviti a quelli iniziali del 19 marzo. Infatti ora si aggiungono anche i comuni della Gordino, Sospiroro, Longarone e Sovenzene, arrivando a 40. Quasi tutta la provincia quindi è coperta da questo servizio di consegna di farmaci a domicilio. Leggiamo ancora questa notizia, poi passiamo al Gazzettino. I pazienti dimessi dall'ospedale, ospitati negli alloggi comunali. È una misura di sicurezza per i loro familiari. Palazzo Rosso aiuta anche la Caritas per i senza tetto. L'articolo di Alessia Forzin. Milano ha requisito alcuni alberghi dismessi. Belluno mette a disposizione gli alloggi comunali per i pazienti che si sono ammalati di coronavirus e che vengono dimessi dall'ospedale. Persone che hanno bisogno di un posto in cui stare per ragioni di sicurezza dopo il ricovero, un posto lontano dai loro familiari per tutelarli da un eventuale contagio. Non tutti vivono in una casa sufficientemente ampia da permettere l'utilizzo esclusivo di alcuni spazi, come per esempio il bagno, ai pazienti dimessi, ma ora è stata trovata una soluzione ad un problema che vede Prefettura, Comuni e URSS 1 Dolomiti al lavoro in modo congiunto in questi giorni per trovare alloggi destinati alle persone ricoverate in ospedale per Covid-19, dichiarate guarite e in fase di dimissione dagli ospedali. Questi pazienti, dopo il ricovero, per ragioni di sicurezza, non possono fare subito rientro nelle proprie abitazioni e con le strutture ricettive chiuse. Per le persone in convalescenza è difficile trovare una sistemazione. Per questo, il Comune di Belluno ha già individuato e messo a disposizione dell'azienda sanitaria alcuni alloggi comunali solitamente utilizzati per le persone seguite dai servizi sociali e che adesso sono liberi e vengono destinati proprio a questo scopo. Sempre in tema di alloggi, il Comune di Belluno ha concesso in comodato d'uso gratuito un immobile alla Caritas dove potranno essere accolte le persone senza fissa dimora. Anche questo è un problema che si è presentato con forza in questo periodo. Viste le complicazioni nel far rispettare gli spazi interpersonali nelle strutture già utilizzate dalla Caritas, abbiamo dato la disponibilità di questo immobile dove troveranno spazio 6 posti letto, così da poter distribuire meglio gli ospiti che abbiano necessità di un riparo, ha detto Massaro. In casa di riposo nasce un gruppo di supporto, lo ha istituito l'URSS Dolomiti per dare un aiuto alle strutture in questo momento di emergenza dopo i casi di contagio. Consideriamo infatti che i dati ieri forniti dall'URSS parlano di 41 ospiti risultati positivi al coronavirus nelle case di riposo e attualmente, per fortuna, sostanzialmente asintomatici, posti in situazione di isolamento. L'azienda sanitaria bellunese interviene per fare chiarezza, ma anche per gettare un po' di acqua sul fuoco relativamente ai contagi nelle case di riposo. Gli operatori, i risultati positivi sono 26, anche per loro sono state attuate le procedure di isolamento. E per seguire con attenzione l'evoluzione del contagio nelle case di riposo, l'azienda ha istituito un gruppo di coordinamento e di supporto, di cui fanno parte diversi professionisti del URSS Dolomiti, un gruppo appunto che si occuperà di coordinare e supportare
questa delicata e di fornire supporto in questa delicata situazione. Andiamo ad aprire il Gazzettino e leggiamo anche le notizie pubblicate da quest'altro quotidiano della provincia di Belluno. Il Gazzettino titola diversamente rispetto al Corriere delle Alpi: l'Europa malato grave, virus aiuti, l'Unione Europea frena e non decide, Conte risposte entro 10 giorni, facciamo da soli, l'Unione Europea a pezzi con l'Italia, anche Francia e Spagna, Zaia agisca o basta sudditanza. C'è anche una foto e un articolo, un titolo di apertura che sottolinea la crisi economica che sta interessando tutta l'Italia a causa dell'epidemia. Dall'inizio dell'epidemia persi 20.000 posti di lavoro, questo è il dato del Veneto. Dal 23 febbraio, giorno dell'entrata in vigore del primo provvedimento restrittivo per contrastare la pandemia da coronavirus, il territorio regionale ha perso dai 15 ai 20.000 posti, il dato arriva da Veneto Lavoro, l'ente della regione che ha monitorato l'impatto occupazionale dell'emergenza Covid-19. Andiamo quindi poi all'interno per leggere alcune delle notizie. L'emergenza Nord-Est, il titolo scelto, l'altalena dei contagi, Zaia minaccia altre strette, lo leggevamo anche prima su Corriere delle Alpi. Nuova impennata di casi dopo 4 giorni di calo, il governatore, volete i turni al supermercato? Duro attacco all'Europa, sono europeista convinto, ma così è inutile perché l'Italia continua a rispettarla. In pillole, 79.759 tamponi effettuati finora in Veneto, grazie ai quali sono stati accertati 7.702 positivi, tanto che 17.457 persone sono in isolamento a casa. 200 sono i metri di distanza dall'abitazione che possono essere percorsi al di là delle ragioni di lavoro, salute e necessità. 200 metri che corrispondono a 263 passi. Il presidente dei primari, meno positivi, più decessi, sono il picco di 15 giorni fa. Frena la curva dei contagi, cresce il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali, ma purtroppo c'è un'impennata dei decessi. Tante croci disseminati nel Veneto a causa del Covid-19 non sono però un segno di involuzione nell'andamento dell'infezione o di cedimento del sistema. Mettendo insieme i dati dal 14 al 26 marzo, resi noti dall'azienda zero della regione, si nota come la letalità del coronavirus, ossia il numero, il rapporto tra i decessi e il numero dei contagiati, in Veneto risulta sensibilmente più bassa rispetto alla media nazionale. In particolare a Padova e provincia, compresa Vo' Euganeo, che è costantemente intorno al 2% rispetto a una media nazionale del 12% e a una media della Lombardia del 14%. Tali percentuali non considerano le persone in isolamento domiciliare risultate positive o a stretto contatto con pazienti risultati positivi. A fare queste considerazioni è il dottor Giampiero Avruscio, presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri, che lavora all'azienda ospedaliera universitaria di Padova. In termini assoluti, in questi 13 giorni i decessi sono aumentati nelle varie province del Veneto, con diversi picchi, non considerando Belluno e Rovigo, dove il contagio è estremamente contenuto, e così i decessi adesso collegati. Padova in termini assoluti ha visto triplicare i decessi. Il numero così elevato ha preoccupato molto, ma bisogna considerare una molteplicità di fattori, dice appunto il portavoce dei primari ospedalieri, come per esempio la gravità delle condizioni dei ricoverati, l'entità dei giorni di degenza, la presenza di pluripatologie, eventi patologici sovrapposti. Non ultimo il collegamento all'ondata di ricoveri di 2 settimane fa. Oltre al numero dei decessi, un altro elemento di forte preoccupazione è la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva. In questi 13 giorni negli ospedali di Padova e provincia si è passati da 31 a 55 pazienti ricoverati in area critica, solo per dare un dato, ma i posti letto di terapia intensiva che la regione ha predisposto e che sta ancora predisponendo sono in misura tale da reggere al momento la situazione. Nonostante provvedimenti di vario tipo, all'inizio non proprio in linea con l'emergenza e a volte confusi se non contrastanti, continua
A Padova non solo è stata isolata un'intera popolazione in cui è stato costruito un modello di studio specifico in cui sono stati ricercati pazienti asintomatici, sono stati eseguiti sulla popolazione a rischio di esposizione un numero elevatissimo di tamponi che in percentuale è il più elevato in assoluto. Continuiamo la lettura. Contagi, la curva risale e adesso preoccupa Milano il caso dei morti non contati. Una pagina riguarda la fotografia nella regione Lombardia, la più colpita in Italia, che ieri ha registrato 4.492 positivi con una crescita pari all'8,3%. In totale sono oltre 80.000. Gori a Bergamo 212 decessi in più, solo nel capoluogo lombardo 848 casi, numeri quindi impressionanti. Continuiamo la lettura e andiamo all'articolo, al titolo con cui il Gazzettino ha scelto di aprire l'edizione di oggi: allarme occupazione, persi già 20.000 posti. Lo studio di Veneto Lavoro sul primo mese di restrizione. Confrontato al 2019, l'assessore Donazzano, numeri preoccupanti, un meno 35% di assunzioni. Un Veneto in ginocchio sul fronte lavorativo, dice il Gazzettino. Dal 23 febbraio, giorno dell'entrata in vigore del primo provvedimento restrittivo, il territorio regionale ha perso dai 15 ai 20.000 posti, il dato arriva da Veneto Lavoro, l'ente della regione che ha monitorato quale impatto occupazionale potesse avere l'emergenza Covid-19, un'ondata pari ad uno tsunami, soprattutto per i contratti a termine, ma che non risparmia anche l'occupazione a tempo indeterminato e l'apprendistato. Segni positivi si sono registrati solo per colf e badanti. A chiedere di monitorare con cadenza mensile l'impatto sul mercato del lavoro dovuto all'emergenza è stato l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzano per trasformare i numeri oggettivi. Per trasformare in numeri oggettivi i timori di lavoratori e imprese. L'approfondimento per chi lo volesse a pagina 7 del Gazzettino. Continuiamo la lettura e andiamo alle pagine relative alla provincia di Belluno. Un attimo di pazienza. Leggiamo prima un articolo che riguarda il nodo istruzione. In classe fino a luglio, ipotesi nuovi calendari. Ricordiamo che le scuole ormai sono chiuse da più di un mese. Cambiare le date, il ministro al Senato apre e c'è la possibilità che l'anno parte in anticipo. Nessuna indicazione sul ritorno in aula, esami confermata dalla commissione solo interna. Tutti in classe fino a luglio e o in anticipo sul prossimo anno con le scuole aperte dal 1 settembre. Il Ministero sta rivedendo i calendari scolastici per recuperare le lezioni perdute in piena emergenza da Covid. Il ritorno tra i banchi per gli 8 milioni di studenti italiani ancora non è previsto. La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta ieri in Senato, ha spiegato che si tornerà solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Per ora quindi non c'è alcuna data, l'unica certezza è che la chiusura fissata a 3 aprile sarà prorogata a breve. Il rientro quindi non è stato ancora deciso, si guarda le modalità di recupero delle lezioni saltate, nuovi criteri per dare i voti ai ragazzi che continuano comunque a studiare tramite la didattica a distanza. Saranno rivisti anche i criteri, i requisiti di accesso agli esami di Stato per la terza media, la maturità e la struttura dell'esame del diploma che avrà solo membri interni in commissione. Non è stata ancora fissata la data di rientro tra i banchi, appunto, per la quale sarà necessario considerare il parere della comunità medico-scientifica. Anticipo allo studio anche la possibilità di far partire le lezioni del prossimo anno scolastico, il 1 settembre. Per riuscirci sarà necessario avere tutti i docenti in cattedra in anticipo, una missione quasi impossibile per la scuola, dice il Gazzettino. Anche per questo le procedure di mobilità partiranno a breve e comunque in anticipo rispetto al passato. Andiamo quindi alle pagine del Gazzettino dedicate alla provincia di Belluno. La scia dei morti si allunga altri due, questo è il titolo di apertura dell'edizione bellunese.
Tra mercoledì sera e ieri il bilancio delle vittime dell'epidemia è salito a 10, una 95enne al Pagota e una 84enne del Primiero. Il contagio non prende di mira solamente le persone anziane, positive anche 8 bambini e ragazzi nell'intera provincia, lo leggevamo prima. Titolo di apertura, la tuffatrice bellunese era pronta a gareggiare a Tokyo, anche Noemi rimanda al 2021 sogno olimpico. Noemi Batki nella campagna degli atleti rivolta ai cittadini per il rispetto delle regole sul contagio, distanti ma uniti, questo l'hashtag. A Belluno case riaperte per alloggiare i contagiati, l'abbiamo letto prima su Corriere delle Alpi, corsa a rischio Belluno Feltre edizione 2020 in pericolo e nel taglio basso di pagina c'è un lancio che riguarda la CC, salvatela con un altro commissario, andremo a leggere questo articolo. Ladri di computer invece nella sede di Veneto Strade. Andremo a leggere anche questo. Altre due vittime e tra i contagiati anche i ragazzini. L'emergenza coronavirus. Leggevamo prima che su Corriere delle Alpi delle due anziane che sono decedute a distanza di poche ore l'una dall'altra e anche il fatto che i giovani non sono immuni dal contagio, possono avere sintomi lievi, ma si fanno veicolo appunto della trasmissione del virus nelle altre persone. Andiamo quindi a leggere la notizia relativa alla CC, prima quella relativa alla Feltre, alla Belluno, Feltre Run verso l'annullamento, molte corse rinviate in mesi autunnali rischiano di creare sovrapposizioni. Schievenin, noi siamo in calendario il 4 ottobre, forse così non ha più senso. Nel mondo dello sport uno degli argomenti principali è la ridefinizione dei calendari, anzi il loro sconvolgimento. L'esempio più eclatante ovviamente è il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, ma non è l'unico. L'ultimo esempio viene dagli organizzatori della Lavaredo Ultra Trail che mercoledì hanno annunciato l'annullamento dell'edizione 2020. La prossima settimana si saprà di più dei campionati di calcio, ma c'è chi sta già portando avanti riflessioni importanti come Johnny Schievenin e nella sua mente sta avanzando l'idea di annullare la Belluno Feltre Run nonostante sia in calendario il 4 di ottobre. Crisi One Bao per salvarsi, commissario da cambiare, sindacati contro il blitz del ministro che ha messo fuori gioco l'uomo chiave. Ricordiamo, la notizia è di ieri, il pentastellato Stefano Patuanelli ha deciso di cambiare le carte in tavola nel percorso di salvataggio della One Bao ACC di Mel. Non sarà Maurizio Castro, il manager da tutti indicato come l'uomo chiave per traghettare lo stabilimento di Mel in una nuova proprietà dopo la dipartita del gruppo cinese, ma al suo posto c'è l'avvocato Anna Di Pasquale, già consulente di Autovie Venete e di Autostrade Alto Adriatico, suo l'incarico di commissario giudiziale affidatole dal Tribunale di Venezia su indicazione del Ministero. I sindacati ieri hanno mandato una nota in cui hanno espresso tutta la loro preoccupazione, quindi FIOM, FIM e UILM. Nulla di personale contro lo sconosciuto avvocato Di Pasquale, ma solo la certezza, il filo della gigantesca opera fatta da Castro che in questi mesi ha tessuto rapporti internazionali per garantire le commesse allo stabilimento di Mel, rendendolo così appetibile al mercato. In ballo c'è un tessuto industriale importante per il comparto europeo del freddo e per 290 lavoratori bellunesi. Insomma, la defenestrazione di Castro rischia di far involvere rapidamente la situazione e la preoccupazione si tocca con mano. L'articolo è di Loredana Marsiglia. Leggiamo l'ultimo articolo prima di chiudere la rassegna di oggi. Colpo a Veneto Strade, due computer, il bottino. Il furto compiuto nella sede di Villa Patte è stato scoperto ieri mattina all'apertura. Il direttore non erano nemmeno portatili e non c'erano atti importanti. L'articolo è di Olivia Bonetti. Sono ladri tecnologici quelli che ieri notte hanno agito alla sede di Veneto Strada, Villa Patte di Sedico, sono scappati rubando computer e monitor e lasciandoli dietro tanti danni. L'intrusione è stata scoperta ieri mattina alle 6:30 all'apertura degli uffici della società che gestisce le strade bellunesi, immediato sopralluogo dei carabinieri della stazione di Sedico che indagano sul caso. Un furto che sembra non avere spiegazioni, chi aveva interesse di portarsi via due computer non portatili, ma postazioni fisse della sede.
Forse azione di Balordi è una delle ipotesi e c'era già stato un precedente qualche anno fa, spiega il referente bellunese Artusato, un furto simile. Riteniamo non sia opera di professionisti, non c'è altra spiegazione. Con questo articolo andiamo quindi a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina puntuale alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e pochi minuti dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Intanto grazie a tutti per l'ascolto, seguite gli aggiornamenti sul sito dell'Amico www.amicodelpopolo.it e rinnoviamo anche noi l'appello che arriva da ogni dove: restiamo a casa, solo così si può rallentare e fermare il contagio da coronavirus. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, buon venerdì e a presto. Arrivederci, grazie.